tutti quanti qui in questa prestigiosa sala, siamo al castello di Gorizia per questa importante presentazione dedicata al mondo del volley regionale. Come sapete siamo reduci da un top events che si è chiuso a settembre del 2010, siamo stati tra le 10 e le 11 località che hanno ospitato questo prestigiosissimo evento dedicato ai mondiali maschili di pallavolo, e con immenso piacere i numeri ci hanno dato ragione. Trieste è stata una delle due sedi che ha avuto più pubblico, più entusiasmo in assoluto insieme a Verona, e quindi per noi è stato veramente un piacere immenso. Abbiamo avuto anche la fortuna di avere un girone molto competitivo, lo ricordiamo: Polonia, Serbia, Canada e Germania. Direi che il movimento pallavolistico in primis, a partire dalla gestione regionale della FIFA, ha funzionato molto bene. Noi dobbiamo veramente ringraziare tutti quanti i dirigenti, quindi una piramide dall'alto fino al comitato provinciale di Trieste, dovrebbe arrivare anche Giorgio, il presidente, dovrebbe arrivare anche a momenti che è arrivato con il vicepresidente Alessandro Micheli, che salutiamo ovviamente tutti quanti che poi presenti. Ci teniamo anche a ringraziare ovviamente tutto quell'esercito di volontari che sono stati veramente determinanti per la riuscita di questo grandissimo evento. Tante autorità presenti qui con noi, lasciatemi innanzitutto ringraziare l'assessore allo sport della regione Firenze Giulia, Elio Dianna, che sarà qui con noi e chiuderà la mattinata. Ringraziamo anche il vicepresidente nazionale della FIFA, dottor Luciano Cecchi, che è venuto con l'invito del presidente Brunello, che aprirà proprio la mattinata. Abbiamo anche il vicepresidente Alessandro Micheli, che poi andrà ad illustrarci un po' di novità. Prima di tutto guardiamoci un remembering di quello che è successo a Trieste. La 25 e 27 settembre 2010, un grande evento internazionale vedrà protagonista a Trieste. Il girone F dei mondiali maschili di pallavolo verrà infatti ospitato nel capoluogo regionale. Alla Trieste, Canada, Germania, Polonia e Serbia si contenderanno il passaggio del turno per sognare la finale di Roma. Eventi collaterali, presentazioni, shows vanno da contorno alle partite e coinvolgeranno tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Il grande volley vi dà quindi appuntamento in autunno per tifare ed applaudire i suoi grandi campioni. Ecco, questo era lo spot che già a luglio è andato un po' a livello di distribuzione a tutti i maggiori broadcasting. Ricordiamo anche il dottor Rabiti, segretario generale, che è qui con noi per quanto riguarda la federazione. Allora io direi al presidente Duilio Brunello di introdurre quello che è l'importante oltre il mondiale questa conferenza sta. Sì, grazie della presenza, numerosa, in particolare l'autorità politica sportiva presente quest'oggi e gli amici della Federazione Slovena, e ricordiamo anche la Tania Maricevic, che oggi non può essere presente perché il traghetto non è semplicemente partito dall'isola di Pagher, ed è la rappresentante della Federazione Croata con la Federazione, oggi appunto è oggetto anche della convenzione che firmeremo tra poco. E abbiamo voluto fare questo momento comunicativo perché pensiamo che questa sia l'occasione vera per fare in modo che un'attività importante, un proprio evento come è stato definito, non sia fine a se stesso ma anche a continuità. Quindi la prima parola che dobbiamo usare è la continuità degli eventi. Abbiamo verificato come questo Mondiale di Trieste ha voluto dire coinvolgimento di tante famiglie. Nelle palestre vediamo ancora girare una maglietta del mondiale da protagonista, è una cosa molto bella, e per questo che il comitato regionale ha preparato una serie di interventi nel tempo che possono sollevare il mercato e possono continuare a creare la passione per il lavoro dei giovani, ma non solo dei giovani, ma anche delle famiglie. Tanti attestati proprio di famiglie che hanno avuto l'occasione di vedere la pallavolo da quel livello grazie al mondiale di Trieste. Questa è una cosa molto importante che ci tiene sicuramente. È l'occasione anche per ribadire un
concetto che noi già diciamo nelle nostre società, cioè l'attività, lo sport ad alto livello come il mondiale, come saranno gli eventi che saranno presentati dopo, come pure le collaborazioni con la federazione slovena e croata, devono servire in particolare a far sì che cresca la passione per i giovani nello sport. E in questo senso il comitato regionale ha iniziato, ha messo in campo 20 iniziative nuove nel giro di un anno, la stragrande maggioranza rivolte ai giovani, e vedremo nella terza parte della conferenza di stampa anche di oggi, che è dedicato proprio anche nella trasmissione televisiva, proprio interamente dedicata ai giovani, perché pensiamo che sia il nostro futuro e un compito nostro dei dirigenti sportivi è quella di creare un futuro migliore per i nostri giovani. Io termino qui questo breve intervento, perché ci sono delle relazioni della presentazione delle singole tre iniziative di oggi, e senza dimenticare, scusate, ma vedo il nome del Presidente, il Vicepresidente del Comitato Provinciale di Udine Cotrozzi, l'assessore della provincia di Gorizia, che è un amico ormai diventato della pallavolo, insomma, il Segretario Generale Aviti della Federazione, il Presidente del Comitato Provinciale di Gorizia, oltre naturalmente al vicepresidente regionale Micheli e al consigliere Pedro, Itera, assessore Tomasini, assessore della provincia di Trieste Tomasini, è arrivato il presidente del comitato provinciale di Trieste, Pirel, il grande commemoratore proprio per i grandi eventi, sono il presidente del comitato provinciale di Udine, Fortunel. E no, non per ultimo, ma perché l'assessore dello sport del Comune di Gorizia, che poi sarà chiamato insomma a portare sempre. C'è anche voi, sta cercando di arrivare. È arrivato? Grazie Presidente Bonello. Nella attesa del Presidente Provinciale del Comune di Trieste, Porfiri, che ci auguriamo che arrivi entro le 13:30, a questo punto è stato giustamente menzionato dal Presidente Bonello, ci porterà i saluti l'assessore allo sport del Comune di Gorizia, che qui con noi ovviamente lo ringraziamo, Sergio Cosma. Grazie. Sì, grazie innanzitutto a voi, una bella voce tonante. Grazie innanzitutto a voi per aver scelto la nostra città per riunirvi. La mia persona, con la giunta comunale, si è sempre battuta affinché la nostra città si ampli vieppiù la pallavolo. Tanto è vero che il responsabile provinciale me ne deve dare atto. Per la prima volta a Gorizia abbiamo aperto un piccolo spazio per il beach volley. Io speravo che il beach volley avesse più risonanza, ma mi sembra che non decolli molto, ma io sono sempre pronto a varare un impianto grande per il beach volley a Gorizia. E stiamo risistemando il pala bigot che purtroppo, visto che a Gorizia andava per la maggiore la pallacanestro, il basket, è stato fatto un po' in misura per il basket, purtroppo, no? Bisognerebbe invece chi è un geometra, un ingegnere, un architetto, studi gli impianti sportivi per tutte le varie discipline. E noi abbiamo 4.500 posti in un impianto che stiamo rilanciando anche attraverso Beanna, che ci ha dato qualche euro per far sì che l'impianto venga migliorato, e vi posso annunciare che senz'altro, se la pallavolo maschile sceglierà Gorizia per l'incontro Italia-Slovenia con la nazionale maschile, noi siamo prontissimi ad ospitarvi a metà maggio e subito dopo, questo lo dico per la stampa, è una notizia di pochi minuti fa, a fine maggio organizzeremo un incontro di pallacanestro, e questo dovrebbe richiamare a Gorizia migliaia di persone, fra le vecchie glorie che calcarono l'impianto goriziano negli anni passati. Quindi benvenuti a tutti, noi siamo con le braccia aperte
qualsiasi vostra richiesta, cercheremo di assolverla nel migliore dei modi per poter portare qua tutto lo sport della pallavolo, sia maschile che femminile, e un domani chissà anche il beach volley. Tengo molto, grazie. Grazie assessore, grazie assessore anche per queste notizie dell'ultima ora per quanto riguarda eventi internazionali. La Sonde Gorizia, ma tutta la sua provincia, ha una grande tradizione nello sport, un po' come tutta la nostra regione, e in particolare anche nella pallavolo, perché ha avuto dei grandi campioni. E cioè, lo abbiamo dimostrato anche perché abbiamo fatto un tour regionale durante i campionati mondiali di Trieste, abbiamo toccato tutte e quattro le province come FIPA e come comitato organizzatore, proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica, i grandi sportivi che abbiamo nella nostra regione, e abbiamo avuto, abbiamo danneato un grandissimo riscontro sia da Gorizia, da Pordenone, da Ulivo, che da Trieste. E quindi a confermarci ciò e a portarci i saluti abbiamo il piacere di avere qui con noi anche l'assessore per lo sport della provincia di Gorizia, Sara Vito. Grazie, buongiorno a tutti. Luca D'Ansel, benvenuti. Vuoi il microfono? Penso di no, mi sentite tranquillamente, no? Porto chiaramente il saluto dell'amministrazione provinciale, perché c'è così tanti amici e anche appassionati di pallavolo, insomma, oggi in questa opportunità, e mi fa anche piacere proprio che sia organizzata a Gorizia, no? Quindi sicuramente c'è una sensibilità anche territoriale per questo sport. In molte occasioni l'abbiamo dimostrato, in provincia di Gorizia ci sono delle società sportive che stanno facendo molto e anche molto bene, quindi si posso dire che anche la collaborazione con la provincia di Gorizia e con la federazione provinciale e con le realtà sportive presenti appunto sul territorio, penso che sia veramente una collaborazione che nel tempo ha dato dei risultati importanti. Mi ricordo in particolare la firma di questo protocollo transfrontaliero per un campionato, un vero e proprio campionato transfrontaliero, insomma penso che siamo pionieri un po' a livello nazionale di esperienze di questo tipo, e penso che sia veramente una forza del nostro territorio il fatto di lavorare in sinergia e legare anche con gli amici della vicina Slovenia, e poi speriamo appunto questo allargamento alla Croazia mi sembra veramente oggi una grandissima notizia, quindi vuol dire che il bilancio di questa prima esperienza che abbiamo fatto finora è stato sicuramente un bilancio positivo, se adesso si estende appunto la collaborazione anche alla Croazia. E un saluto in particolare all'assessore regionale e appunto a tutti i rappresentanti che della pallavolo, del segretario, insomma tutti i riferimenti della FIBA su appunto regionali e nazionali, perché questo è uno sport di gruppo ed è uno sport veramente che io vedo da questa disciplina sportiva, e posso sinceramente dire che è vero che nel percorso formativo dei ragazzi fare sport è fondamentale, e una disciplina come la pallavolo, la disciplina di gruppo, vi assicuro che aiuta molto a rinforzare le capacità anche che ciascuno ha di relazionarsi con gli altri, di confrontarsi e di crescere assieme, perché lo sport insomma è anche questo. Mi fa piacere che Rinello nel suo intervento all'inizio ha fatto proprio questo riferimento, no? Insomma, puntiamo sui giovani, sono il nostro futuro, e penso che se andiamo avanti con questo convincimento possiamo fare ancora più per il futuro da parte degli ottimi risultati. Quindi grazie, complimenti a tutti voi per l'impegno che ci mettete, la passione che è tanta, e un bocca al lupo per il futuro. Grazie, saluto. Condividiamo le parole dell'assessore dello sport della provincia di Gorizia. Come ha detto il presidente Brunello, affronteremo tre temi fondamentali in questa conferenza stampa dopo mondiale, per mostrare non soltanto alla cittadinanza della nostra regione, ma anche a livello nazionale e internazionale, che il movimento pallavolistico della nostra regione non si ferma dopo un successo del genere, anzi è proiettato in avanti. Magari ce lo confermerà anche l'assessore De Anna, l'ho già fatto in una serie di situazioni e di incontri. Sapete che l'Italia ha ospitato anche i mondiali femminili nel 2014, quindi è un grossissimo impegno. Abbiamo una regione piccola e siamo reduci da un weekend che ha portato più di 15.000 persone nella nostra regione a Tarvisio con la Coppa del Mondo di sci. Siamo reduci dai mondiali di sci alpinismo di Clout in Valcellina, Piancavallo, il pordenonese Clout è stata vista su Sky, sui massimi broadcasting internazionali. L'assessore sta facendo degli sforzi notevolissimi per poter programmare
top events nei prossimi 4-5 anni, e devo dire che le federazioni cominciano ad essere un po' sensibili sul programma e sulla proposta e sul messaggio che è stato lanciato proprio dall'assessore De Anna. Tre punti vi ho detto che affronteremo questa mattina. Il primo è dedicato appunto ai top events, programma 2011-2014, e questo programma ci verrà illustrato probabilmente in maniera chiara dal vicepresidente regionale della FIPAB, ovvero sia Alessandro Micheli. A te la parola. Vuoi il microfono? Ma no, si sente benissimo. Tranquilla, si sente benissimo. Non ci sono problemi. Allora, noi oggi ci troviamo praticamente a 5 mesi da quello che è stato il top events per antonomasia come il mondiale. In quelle magnifiche tre giornate che abbiamo ospitato abbiamo fatto 33.000 spettatori con la punta massima di 6.600 presenze nell'incontro Serbia-Polonia. Ecco, da questi numeri noi chiaramente ripartiamo. Abbiamo pensato di programmare una serie di manifestazioni internazionali nel nostro territorio, e quando parlo di territorio regionale, è pur vero che in questo momento alcune manifestazioni di livello possono essere ospitate per capienza e caratteristiche dell'impianto, diciamo solo a Trieste, ma lo scopo del comitato regionale è quello logicamente di aprire anche ad altre strutture nel momento stesso in cui queste, vedi quella di Gorizia o vedi quella di Udine, fossero disponibili dal punto di vista tecnico a, appunto, ad avere queste caratteristiche. Scopo di questa programmazione? Beh, diciamo innanzitutto fornire un importante e ulteriore stimolo al settore giovanile regionale su cui questo comitato regionale sta lavorando e molto. Poi offrire spettacoli di alta qualità e di prestigioso livello internazionale ad una platea sportiva che va oltre sicuramente i confini regionali e nazionali, questo lo abbiamo potuto vedere proprio nei recenti mondiali quando noi siamo stati invasi, tra virgolette, da tifosi polacchi, ma sicuramente non dobbiamo dimenticarci tutti, no, gli amici sloveni, gli amici austriaci, gli amici tedeschi che sono venuti qui per quelle giornate. Veicolare attraverso i media, presenti a questi top events, le bellezze del nostro territorio. È la caratteristica del Friuli Venezia Giulia, è la caratteristica che va appunto, lo diceva prima Stefano Ceiner, dai monti, quindi da Tarvisio al mare, quindi una regione che proprio deve sfruttare questi top events anche dal punto di vista paleolistico per fare propaganda anche turistica per questa nostra splendida regione, quindi creare occasioni di soggiorno anche turistico proprio in occasione e anche non solamente in occasione di questi eventi. Infine, una cosa sulla quale penso che tutti noi che abbiamo questo sport dovremmo fare, no, un'attenta riflessione, dimostrare che la pallavolo in Friuli Venezia Giulia probabilmente può essere pronta anche ad ospitare e indossare il ruolo di protagonista anche in serie nazionali. Quindi penso che tutto il movimento che noi stiamo facendo a livello giovanile, diciamo che deve avere un punto di riferimento in alto che sarebbe sicuramente di ulteriore stimolo ai giovanili. Ma vado un po' a concentrare su quello che sono gli appuntamenti, anche perché lo spazio che ci siamo dati è alquanto, diciamo, ristretto. Allora, 2011, faccio una piccola parentesi, potrebbe esserci qualche ultima chicca, ma sul quale non entro. Non entro, perché la chicca verrà. Allora, 2011, World League, il 24 giugno, l'Italia maschile verrà nuovamente nella nostra regione, quindi Trieste, ad affrontare per l'incontro di World League
la Corea. Quindi avremo modo di, dopo il mondiale, avere la nostra nazionale, un nuovo allenatore, voi sapete il passaggio tra Anastasi e Berruto, quindi diciamo anche un po' tutta, anche una nuova spinta, quindi ci saranno anche delle novità, quindi il modo di verificare anche questa nuova nazionale vedendo i nostri atleti direttamente vicino a noi. Per quanto riguarda poi un'iniziativa forse che è più locale, nel campionato 2011-2012, se la Sisley Treviso dovesse arrivare in Champions League, c'è in atto una trattativa con Treviso. Voi sapete che Treviso non fa gli incontri di Coppa nella propria città, e quest'anno lo sto facendo a Belluno. C'è in trattativa la possibilità di portare gli incontri a Trieste. In un passato non tanto remoto, Treviso aveva giocato alcune partite di Coppa proprio nella nostra città. Poi 2012 noi richiederemo l'organizzazione di un girone del Grand Prix, perché dopo aver avuto tante manifestazioni, tanti incontri a livello maschile, ci sembrava giusto anche avere la nazionale femminile, anche perché ricordiamo che il movimento femminile è quello numericamente più importante e complessivamente probabilmente quasi 2/3 sono femmine quelle che giocano a pallavolo. Nel 2013 si pensava di ricontattare nuovamente, anche perché c'erano stati numerosi avvocamenti già quest'anno, la Lega Pallavolo per verificare se ci fosse la possibilità di ospitare uno dei loro eventi, tra cui per esempio la Final Four di Coppa Italia. Noi nel 2007 l'ultima cosa che abbiamo ospitato della Lega è stata la Supercoppa Italiana, anche lì ricordo in un lunedì di fine settembre, quindi una giornata abbastanza difficile, abbiamo portato 4.200 spettatori, vincendo anche un pochettino, no, la scommessa che avevo fatto con Rin che avremmo superato i 3.500, quindi un'altra possibilità. E infine quella che per noi potrebbe essere la conclusione, il campionato del mondo, a cui noi sicuramente, il campionato del mondo femminile, a cui noi sicuramente la nostra regione porrà la propria candidatura, perché noi speriamo, contiamo che quello che abbiamo fatto nel 2010 con il maschile sia un buon viatico per ottenere anche questa manifestazione a livello femminile, che sicuramente noi siamo pronti ad ospitare. Grazie. Grazie al vicepresidente regionale, chiarissimo Alessandro Micheli, che ci ha dato qua una panoramica da qui al 2014 di cosa si potrebbe fare come top events in ambito pallavolistico. Per farvi capire anche l'importanza di questa presentazione, sono venuti da qui a raggiungerci a Trieste anche gli assessori provinciali allo sport di Trieste, che abbiamo Paolo Masini, lo ringraziamo, e anche di Udine, che abbiamo Mario Virgini qui con noi. Per noi sicuramente è un qualcosa in più, è apprezzabilissimo. Sai che la regione, quando si parla soprattutto di sport, è unita e ci crede. C'è un importantissimo protocollo, questo protocollo di collaborazione internazionale, visto che viviamo in una terra in cui i confini ci ha raggiunto, eccolo qui il presidente provinciale di Trieste del CONI, Stelio Borghi, grazie per essere qui con noi. E vi dicevo, siamo ormai in una terra dove i confini sono caduti, il management sportivo anche è molto giovane, in Slovenia, ce lo conferma qui il segretario generale della federazione, ovviamente lo ringraziamo, e anche in Austria e in Croazia. Quindi ci sono tante iniziative in corso da parte del governo della regione Emilia Giulia con i governi dei paesi vicini per poter anche fare, come è stato menzionato anche all'inizio, una pianificazione, organizzare grandi top events senza confini o niente, assolutamente.
assolutamente con i no borders. C'è la candidatura nei prossimi anni forse di un mondiale di sci senza confini, questo è tutto ovviamente da verificare, da vedere se la federazione internazionale anche accetterà questa proposta, che dovrebbe partire comunque dalla Slovenia e coinvolgere l'Italia con la Giovinezza Giulia e l'Austria con Bad Pelkinka e poi altre iniziative. Non dimentichiamoci settembre, Lignano ospiterà gli Euromaster Game, è un evento enorme, sono le Olimpiadi over 35, avremo 15.000 persone che verranno in regione Friuli Venezia Giulia, verranno coinvolte 21 città, ci sono, e ovviamente in tutta la regione Venezia Giulia, e 21 discipline sportive, quindi provate a immaginare lo sforzo che la nostra regione dovrà fare, ma è pronta per un evento del genere. A proposito di sorprese e chicche, non vi dico niente, fra pochissimo verrà ufficializzata la candidatura alla nostra regione a ospitare nel 2014 un altro evento internazionale molto molto grosso e prestigioso. A proposito di questa collaborazione tra le federazioni, la FIFA direi che è forse una delle prime che si è mossa a livello anche giovanile, ci fa molto gradita la presenza del segretario generale della Federazione Slovena, che poi ci saluterà e lo ringraziamo di essere qui con noi, Gregor Rumenza. Però direi, presidente Munello, un'introduzione a questa importantissima collaborazione. Ma prima di tutto prego Andrea, potrei rivedere, perché questa è una parte che va anche tradotta, per la comprensione del nostro collega. Allora, l'anno scorso, il mese di giugno, uno dei primi atti, ed è tra l'altro anche il primo degli eventi che abbiamo fatto, è stata la firma della convenzione con la Federazione Slovena. Questa convenzione non è nata dalla federazione italiana o dei vertici, ma è nata dalla base, infatti dopo la firma è arrivata dopo che già l'attività di collaborazione è stata iniziata e con tutti gli amici, in particolare il direttore è stato Carmelo Pittera e poi tutti gli amici, in particolare di Gorizia, insomma hanno trovato questa collaborazione. Non siamo, dove siamo? C'era, siamo, ecco, e da me è questa attività soprattutto a livello giovanile e maschile. Il primo campus regionale è stato fatto proprio a Redussina, dove ragazzi sloveni e ragazzi italiani hanno potuto svolgere con i giovani. Da quell'idea lì abbiamo sviluppato anche una parte formale, alla fine della tradizione della necessità di un in Italia, la presenza del Carbonari, che è stata la sala. Da lì l'attività è continuata, in autunno è stata fatta la Coppa Adriatica, una Coppa Rassegna, con squadre maschili e femminili, a livello regionale, fra squadre italiane e squadre slovene. La finale è stata fatta con noi. La prima parte di questa attività, diciamo così, adulta, ha avuto la presenza di alcune sovrane, speriamo che questo mano ce ne siano di più, d'altronde quando si partono queste cose sappiamo come anche i nostri tentano a partire, ma insomma le adesioni arrivano a massi, se cioè si spererebbe tantissime adesioni. Comunque in realtà 15 squadre femminili e 12 maschili hanno fatto questa coppa che si è finita anche nelle in autunno è stato fatto il vero campionato transfrontaliero, il primo bozza di vero campionato transfrontaliero a livello giovanile, l'Adriatic Boy Cup, quindi detta in giovane anche il 52. Ecco, con una giornata finale, un bellissimo giornata finale, fatta per la nuova Gorizia, uno splendido impianto chiaramente. In quella sede abbiamo potuto ospitare come nostro ospite la Tania Maricevic, della segretaria della Federazione Croata, che abbiamo potuto conoscere durante l'estate quando la regionale nostra è andata alla regione di Padre, in Croazia, ha fatto un torneo di preparazione per le regioni, abbiamo potuto conoscere lei e poi anche la Federazione Croata. Quindi abbiamo messo le basi per poter arrivare ad oggi ad una estensione della convenzione Italia-Slovenia a Italia-Slovenia-Croazia. E come ho detto prima, Tania Vericevic non è riuscita a partire, però questo non vuol dire che non firmiamo la convenzione, perché la cosa c'è, la spediamo per posto oppure prenderà su. Ci sono appunto tre
testi in bilingue, perché i croati capiscono benissimo l'italiano, quindi non abbiamo neanche tradotto in lingua croata, abbiamo fatto italiano e sloveno. E questa convenzione sostanzialmente parla di una collaborazione di attività sportiva fra i settori giovanili del Friuli Venezia Giulia, Corale Slovena, parla di una estensione della Coppa Adriatica anche a formazioni croate, parla della estensione della collaborazione anche a livello femminile, adesso è nato soprattutto il maschile, ma inevitabilmente anche a livello femminile e giovanile. Infatti c'è il Paolo Santuzzi, non vedo dove è andato, eccolo là, è sì grande, ma no, proprio nell'ultimo comitato regionale ha predisposto anche l'apertura del campus di Edussina anche per le giovani ragazze friulane e friuligiuliane. Poi ci sono altri due ambiti un po' più complicati. Uno è quello della libera o parzialmente libera circolazione degli atleti e degli allenatori. Noi, chi insomma abita in queste zone sa quali sono state in questi ultimi anni soprattutto le occasioni di collaborazione, di scambio con le vicine squadre, società anche della Slovenia, eccetera. Vi porto un esempio, non solo a Gorizia Trieste, ma anche a Udine, abbiamo dei comuni in cui portare un allenatore da Udine fino a, per esempio, a San Leonardo, nella Val di Natisone, è molto più complicato che fare venire l'allenatore da Caporetto. Caporetto sta veramente a 5 minuti per arrivarci, però Caporetto è in Slovenia e l'allenatore sloveno non può venire in Italia, e viceversa. Ecco, quindi abbiamo chiesto alla federazione italiana di prendere in considerazione questa un'applicazione che sta all'interno di questa convenzione, di prevedere che appunto per i territori nostri e anche i livelli giovanili regionali sia possibile, sia più libera la circolazione dei tecnici e per certi aspetti anche degli atleti, soprattutto a livello giovanile, so che è un po' più complicato, perché veramente insomma qui ormai il confine non c'è più. Quindi voglio dire, non si parla di nazionali italiane o di cose di questo tipo, però le squadre passano miste, discutere insomma. In Gorizia siamo qui però a 500 metri, c'è la Slovenia, c'è la Nuova Gorizia, non ti accorgi, quindi è difficile anche organizzare, spezzare dopo l'attività ai campionati, quindi vedremo nei prossimi mesi di poter trovare le formule di liberalizzazione anche sotto questo aspetto. Infine c'è un ultimo elemento, un ultimo ambito di intervento che è stato già accennato, che è il discorso del beach volley. Sappiamo per esempio come Trieste non ha una sua spiaggia, ma la spiaggia di Trieste è Ancarano in Slovenia, cioè voglio dire, e quindi i circuiti regionali del Friuli Venezia Giulia, che abbiamo iniziato a organizzare l'anno scorso e che vogliamo fare quest'anno, c'è tutta l'intenzione di allargarli anche alla Slovenia e alla Croazia, che sono più vicini insomma, e quindi c'è anche questo ulteriore elemento. Tutte queste possibilità, ripeto, non sono delle chimere, ma si sta già lavorando completamente, sono contenute nella convenzione che fra poco firmeranno, se lo vorranno, perché non ci sa mai potrebbero anche rifiutarsi, no? La convenzione tra Italia e Slovenia, e poi faremo modo anche di aggiungere come c'è scritto nel testo anche la situazione croata. Nella scheda che abbiamo lasciato alla stampa è stata legata anche la cartina geografica. È molto importante, soprattutto per noi italiani, perché non ci accorgiamo come in realtà siamo tutti, insomma, no? Perché ci dice proprio come non sia come andare a Lubiana, andare a Cagabria, insomma, si sta molto bene, noi ci sentiamo molto più vicini a queste terre che non in Italia, che si trova quando è, se non ce l'erano, arrivano qui, in un modo che non macchina, e quindi è molto facile, insomma, collaborare a questo livello. Questo è, mi sembra di aver detto tutto sulla convenzione, è un'apertura di porte e poi vedremo se nei prossimi mesi ci sarà l'occasione anche di la possibilità di un riconoscimento di un'attività anche nazionale fatta della CET, vedremo. Noi stiamo parlando a livello giovanile, no? Ecco che non c'è anche al di là del campionato europeo, insomma, c'era una volta l'Interliga, no?
capo anche nel calcio, no? Sono queste cose limitate nel territorio, ma che danno un significato di collaborazione tra i popoli, e questo è stato di giorno. Grazie Presidente. A questo punto non resta che sentire. No, c'è l'intervento di quello che ci blocca tutta la convenzione. Cioè dice lui di no. Assolutamente. Infatti lo teniamo alla fine, il suspense fino alla fine. E quindi sentiamo un po' cosa da dire, presumo che sia favorevole, una proposta del genere. Lo ringraziamo ovviamente di essere qui con noi il segretario generale dell'associazione, della federazione proprio slovena, Gregor Humen. Dice che parlerà in sloveno perché l'italiano non l'avete tanto conosciuto, dopo cercherò io di tradurre. Un concetto in arabo sarebbe stile. Non c'è più italiano. Si, ha detto che forse sarà un suo compito per la prossima volta imparare qualche parola in più in italiano, in modo da poter restituirsi in italiano. Anche noi, se siete in Slovenia, 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 soprattutto del presidente della federazione pallavolistica slovena, Kovacic. Dejansko ta konvencija potrjuje, da v športu ni več meja, da meje padajo in pa seveda to je velika, velika priložnost za nek napredek tega športa. Ta konvencija fa sì che ci conferma ancora una volta che i confini stanno, sono definitivamente finiti e quindi è l'inizio di un nuovo ciclo. Praktično vse tri države, ki bodo podpisale to konvencijo, sem prepričan, da bodo pridobile na različnih področjih. Tukaj ne gre samo za te mladinske pogone, čeprav je, bom rekel, poudarek predvsem na tem, ampak vidimo tudi na drugih področjih možnosti sodelovanja. Dice che la firma da parte delle tre nazioni di questa convenzione porterà sicuramente ulteriori benefici non solo per quello che è stato firmato soprattutto sul settore giovanile, ma porterà sicuramente anche benefici per altre cose da questo punto di vista. Seveda zelo cenimo italijansko odbojko, vidimo da je italijanska odbojka v svetovnem vrhu, torej tako mi kot Hrvaška lahko pridobimo ogromno. Predvsem je nekje že nekje prvi naš cilj izven tega, te konvencije ali pa v sklopu te konvencije želja, da zdaj do evropskega prvenstva mogoče odigramo dve tekmi za italijansko reprezentanco na članskem nivoju, tekma v Sloveniji, tekma na Hrvaškem. Allora, da parte delle federazioni slovene, anche quella croata, hanno molto rispetto e anche ammirazione per l'organizzazione italiana pallavolo, per quello che rappresenta la pallavolo in Italia, e quindi per loro questa cosa qui è solo un ulteriore stimolo per poter diciamo, fare in modo e fare uguale come sta facendo la federazione italiana pallavolo. Per questo anche sarebbe contento che adesso nella preparazione, che ha accennato anche prima, assessore Colma della World League per la Federazione Italiana Pallavolo e per la Coppa per la quale si prepara la nazionale italiana in Slovenia, che ci sia questo incontro di amichevole tra le due nazionali in modo da poter ulteriormente rilanciare anche questa abilità. Skratka, da povzamem, področje sodelovanja è ogromno, io sono pripričan, da bomo pri tem uspešni, da bomo vse strani smo uspešno izvajali te nekakšne sklepe, te konvencije in na koncu bi se še enkrat res zahvalil za današnje povabilo. Allora, per poter collaborare ci sono tanti spunti importanti, lui è convinto che tutti ci metteranno del suo per poter portare a termine e poter realizzare i punti che sono in questa convenzione e che quindi è contento e vi ringrazio ancora una volta per l'invito che gli è stato fatto per essere qui oggi. Ringraziamo ovviamente il segretario della federazione Comerza che ci siano le prossime collaborazioni soprattutto in campo giovanile tra le nostre clubs e le nostre realtà territoriali. A questo punto la parola al dottor Rabiti, prima della firma ufficiale, anche qui con il vicepresidente Ceppi, anzi invito la stampa nella fine fotografica in camera a ribordare il momento, quindi i saluti anche da parte. Buongiorno a tutti, innanzitutto do i saluti anche del presidente Magri, che la convenzione l'ha firmata lui, questa volta ha fatto
questa relativa nomina davanti a questa iniziativa. Come commissario non vorrei aggiungere altro, perché devo intuire, avete detto abbondantemente tutto. È un evento importante, lo è stato il giugno scorso, lo sarà anche adesso senz'altro. Questa mattina, prima di venire qui, ho visto un attimo i numeri del Friuli Venezia Giulia, specialmente per quanto riguarda i tecnici. Non so se sia un caso questa firma che è stata fatta qualche mese fa, però ho visto che dal 1 luglio al 1 marzo i tecnici sono metà di 35 unità. Quindi insomma, questo qui evidentemente non so se è l'effetto mondiale o questo effetto qui, però decisamente insomma siamo i numeri stanno aumentando. Come sta aumentando, devo dire anche i tesserati, i risultati, quindi questo è un ottimo. E mi ricollego al discorso che faceva prima il mio omologo sloveno, e effettivamente stiamo partendo con questa iniziativa, cioè adesso attività giovanile e tecnici, poi eventualmente la cosa può prendere anche in un'altra modo. Quindi in bocca al lupo a tutti quanti, ragazzi, andiamo avanti. Grazie segretario Alberto. Vogliamo procedere alla firma, chiamiamola ufficiosa, per quanto riguarda questa importante collaborazione. Ecco, potete immortalare anche gli operatori dei media, perché li ringraziamo numerosi questa mattina per questo protocollo di collaborazione molto molto. A lei vicepresidente. Sono sei copie da firmare. Sei copie, vicepresidente nazionale. Sono cecchi. Passerà un bel segno per il momento. Faccio altre cose. Su cui il 50% arriva al comitato regionale. E come detto dal presidente Bonello, invece alla segretaria Tania, la segretaria croata, Barice dice che è stata bloccata dalla mora e non è riuscita a prendere il traghetto. Ovviamente la FIBA regionale spedirà i documenti che verranno ovviamente confinati anche dalla federazione croata, questa importantissima collaborazione di Madrid. Grazie, quindi a Gregor Umerza e ovviamente anche a Luciano Cecchi per questa importantissima firma. Bene, siamo entrati nell'ultima parte di questa presentazione, il dopo mondiale della FIFA, con un altro punto, l'ultimo, ma molto molto importante, perché riguarda l'aspetto della comunicazione. Ormai la comunicazione fa passi da gigante e lo sport si deve adeguare e tutte le discipline si devono adeguare ai nuovi strumenti di comunicazione. Ci verranno illustrati qui la task force regionale che sta facendo veramente un lavoro egregio, iniziando dal consigliere delegato allo sviluppo settore maschile Paolo Santuz. A te questa breve illustrazione. Abbiamo iniziato a lavorare nel mese di luglio con il ritiro di, lo dico in italiano perché ho Fussina, scusi, nel quale abbiamo portato 52 bambini dall'Italia e dalla Slovenia in ritiro per 2 settimane, e lì abbiamo iniziato a mettere insieme bambini di 2 nazionalità diverse a lavorare insieme in palestra 8 ore al giorno. I nostri bambini hanno cominciato a parlare lo sloveno e i competitori hanno cominciato a parlare l'italiano.
i bambini di 14, 15 anni si imparano molto più velocemente di noi. Loro sono il futuro, e dobbiamo pensare al futuro, non al presente. Pensando al futuro, il futuro vede tantissime difficoltà da parte delle società, dal punto di vista economico, in quanto non viviamo fuori dal mondo, viviamo nella nostra realtà, tantissima difficoltà a fare qualità. Facciamo a fatica la gestione ordinaria delle nostre società, il lavoro d'eccellenza e qualificazione diventa un problema sempre più grosso, si è visto singolarmente. E quindi abbiamo messo insieme le società maschili del settore della Cedulia quest'anno e abbiamo fatto tre gruppi di qualificazione, una qualificazione per quanto riguarda i nati del 95, una del 96 e una del 97, con 42 punti. E dal mese di agosto abbiamo fatto 186 ore di allenamento in palestra, 42 per me in giro per l'Italia, e con la partecipazione di 13 società su 16 che fanno settore maschile. Questo tipo di attività, che si fa solo di domenica, mattina e pomeriggio, tutte le domeniche dell'anno, ha portato ad un coinvolgimento di un numero di bambini, li chiamo bambini perché hanno 16 anni, entusiasti, un coinvolgimento di genitori importante, un coinvolgimento che sta portando ad avere un gruppo di atleti che fra 2-3 anni potranno essere disponibili per i nostri campionati regionali. Con lo stesso criterio abbiamo fatto il campionato femminile, un mondo completamente diverso, e cioè forse uno sport diverso. A livello femminile i numeri sono molto più grandi, abbiamo qualificato in tutto inventando un campionato under 15 regionale con 9 squadre in tutta la regione che si incontrano 2 volte al mese, dal mese di ottobre al mese di maggio. Perché stiamo facendo questo tipo di attività? Riteniamo che questa attività allargata alla Slovenia e alla Croazia dia una quantità incredibile di nuove opportunità di crescita e nuova attività. Permetta un'integrazione territoriale che attraverso lo sport sicuramente è più facile che non a livello politico. Permette di creare una cultura internazionale, bambini che fra 10 anni dovranno bussare alla porta del mondo del lavoro con una cultura internazionale oggi indispensabile. Noi oggi, io stamattina presto ero ai confini tra l'Austria e la Slovenia, dove abbiamo uno stabilimento sportivo, abbiamo un altro tra Gambia, e io oggi, ogni giorno, discuto con sloveni, croati, bulgari, serbi, per parlare sempre della stessa cosa, di lavoro. I nostri bambini devono essere abituati da piccoli a pensare in forma e non forma. Questa, secondo me, è la nostra missione. Poi faremo delle di serie A, faremo delle di serie B, faremo qualificazione di certo tipo, non importa. La cosa più importante, secondo me, più che la qualificazione, è costruire 50, 60, 100 bambini che pensino in maniera. La comunicazione che noi stiamo facendo è orientata in questa direzione. Costruire atleti professionali che sappiano guardare al mondo in una maniera diversa da quella d'altro. Non più a livello comunale, a livello provinciale, a livello regionale, ma a livello internazionale. Non tutti potranno fare questo, sicuramente. Però stiamo parlando di 45 maschi e 100 femmine che hanno quest'anno intrapreso questo percorso. Se avremo la forza e se ci darete una mano, sicuramente di questo progetto ne parlerà il mondo. Grazie. Io volevo ringraziare Paolo, assolutamente, buon lavoro, questi 145 sono l'inizio e il punto di partenza per questo importantissimo lavoro che stai svolgendo tu e i tuoi collaboratori. Posso dire una cosa io? Paolo si è dimenticato una cosa perché lui è un timido, no? Non si direbbe. In realtà adesso noi faremo partire una breve spezzone di un'iniziativa che completa l'attività, la nostra attenzione verso i giovani, che è questa trasmissione, si chiama Il Serial del Volley,
abbiamo voluto dedicarla esclusivamente a questi ragazzi, questi 45 e questi 100 ragazzi. Questi 240 ragazzi sono il protagonista e oggi vi faccio vedere un pochettino. Prima di farlo vedere, io penso che il lanciatore delegato, quello che vi parlo io, di FBG Sport Channel, Davide, no? Dovresti dirci dalla tua parte, ecco, come la vedi questa partnership con la federazione regionale? Perché questa è stata una cosa che ci ha. Ci siamo tutti entusiasmati, all'inizio abbiamo preso paura, ma mi sembra che stiamo andando abbastanza bene. Raccontaci questa cosa. Buongiorno a tutti, sono andato solo adesso, scusate. Davide, mi sono stato delegato. Vai là, vai di là. Sono grosso. Io poi sono l'uomo di pallacanestro, fondamentalmente, come sa bene l'assessore, quindi io. Però non mi sento a disagio, perché alla fine facciamo tutti sport ed è importante fare sport. Però quando siamo confrontati, ho messo a disposizione questo canale, che vuole essere un canale per tutti gli sport cosiddetti minori, per darvi visibilità, tutti quelli che hanno bisogno di visibilità, che non conosciuto. Meno conosciuto. Sì, minori per me è un senso. Meno visibilità televisiva, se so. Quindi io sono partito con la pallacanestro, che per me è un cavallo di battaglia, però è un piacere allargare sempre di più questo canale a tutti coloro i quali lo volessero utilizzare. E la sintonia con voi della pallavolo, con noi di Juventus in generale della pallavolo, è stata automatica, ci siamo confrontati e sotto questa idea, che poi è un po' un'idea condivisa fra Paolo, ma anche il presidente, non so se c'è Riva. C'è Controzzi. Ah, ok. Presidente Riva, che è il presidente regionale, è nata questa cosa che all'inizio ci aveva veramente impaurito, perché l'idea di creare un piccolo reality, tra virgolette, dedicato a questi che sono un po' l'espressione della voglia del futuro, su cui voi della federazione avete investito così tanto, e direi in modo molto mirante. E quindi ci siamo messi a disposizione, ci siamo confrontati, e dopo che facciamo adesso un po' fuori di un prodotto che, soprattutto l'ultima puntata, credo che appaghi voi, appaghi le famiglie, appaghi tutti coloro i quali amano la pallavolo. Quindi da parte mia rinnovo la disponibilità totale a mettere a disposizione lo strumento, che è lo strumento di sport, per lo sport e per comunicare sport e per fare in modo che alla tutti quanti possano vedersi, perché la televisione rimane lo strumento, secondo me più. Ciao, buongiorno, non avevo visto. Tanta autorità avete qua. Rimane lo strumento secondo me migliore per raccontare quello che noi facciamo. E quindi ribadisco tanto il piacere collaborare con te, Presidente, con tutta la tua struttura. Credo che il prodotto che fate sia di primissima qualità e credo che le famiglie debbano essere orgogliose di quello che state facendo. È sempre a disposizione. Grazie. Ringraziamo intanto Davide Milanic del FFG Sport Channel, anche per l'importante lavoro che diceva lui mediatico, dedicato soprattutto alla TV, ai giovani, che fa sicuramente piacere alle famiglie, come ha detto Davide, ma poi penso soprattutto ai ragazzi quando praticano pallavolo, basket, che sia. È sicuramente un ulteriore veicolo promozionale. Guardiamoci questo breve filmatino dedicato proprio a questi 145 ragazzi e ragazze. Oggi vi presentiamo una mini atleta di Udine, si chiama Arianna Cioniento e tra poco andrà a Martignacco per il mini volley in maschera. Vediamo se Arianna ci sta aspettando. Sono Arianna Cioniento, vi stavo aspettando. Accentrata. Ecco Arianna insieme alla famiglia. Allora Arianna, quanti anni hai? Dove giochi? Ho 10 anni e gioco nella DLF, dopo la guerra. Da quanto tempo giochi a pallavolo? Dall'inizio dell'anno, il primo anno. Ma quindi è un'esperienza nuova questa delle volte. Sì. Adesso siamo qui con la tua famiglia, allora per prima cosa presentaci da chi è composta. Allora, c'è il mio fratello Davide, che ha 7 anni.
e gioca a basket. Bravo. Poi mia mamma Luca ha giocato a pallavolo. Ecco. E il papà Francesco. E ti seguono i tuoi genitori in palestra? Come vivono la passione per la pallavolo sia per te? Vengono a vedere le partite? Sì, vengono a vedere tutte. Oggi c'è una manifestazione un po' particolare, no? Mini volley in maschera, significa che giocate insomma, tutto il pomeriggio vestiti in maschera. I tuoi genitori verranno con te a Martignano? Certo. Da cosa vi vestite? Da fuoco. Allora, insomma, tra poco vedremo che ti prepari, così ci racconterai anche un po' di più delle tue compagne di squadra. Arianna e la sua famiglia non condividono solo la passione per lo sport, c'è un'altra grandissima passione che li unisce e che è la musica, vero Arianna? Tu suoni? Sì, sono il violino e il pianoforte. E dove lo studi? Al conservatorio. Allora, una passione che hai ereditato dalla tua famiglia, cioè spiegaci i tuoi genitori che cosa, come amano la musica, che cosa suonano. Beh, allora la mamma canta bene, direi, e suona la chitarra e il papà suona il clarinetto, saxofono, un po' gli strumenti a fiato, e Davide insomma, con un po' il pianoforte e la batteria, giocattolo così. Va bene, allora prima di vedere i tuoi preparativi per la palestra magari ci fate sentire qualcosa. Molto carino, abbiamo chiuso anche con James Taylor, aspettativo, un bel servizio. Vedete quello, questo lo si può vedere anche in, sì, online. Naturalmente questa è una trasmissione che viene registrata dalla domenica ogni settimana, una trasmissione settimanale, poi va in onda ogni mercoledì alle 9 con due repliche sabato e domenica, e da lunedì in poi è disponibile sul sito della comunità regionale, per cui per tutti i bambini e bambini protagonisti si possono seguire con l'anno. È un meccanismo bellissimo, perché poi abbiamo degli scontri anche su Facebook, per esempio, dove dicono insomma andiamo a guardarci, eccetera, eccetera. E noi riteniamo, vabbè, questa qui era un po' piccolina perché c'era una zona del minimale, di solito sono gli under 15, gli under 16 che fanno, insomma, per raccontare due storie. Due ragazzi che viene a fare un percorso tra la giornata, insomma, che sono la squadra, tutto qua. Quindi vi potete scegliere, insomma, abbiamo anche gli allenatori delle nazionali, che sono stati da noi, Mabiel e gli altri sono tutti lì, insomma, e quindi verrà portato avanti fino a fine anno, insomma. Bene, congratulazioni anche per questa nuova partnership importante dedicata alla multimedialità, alla comunicazione. Una delle protagoniste laggiù, la Fiorella, una delle giornaliste nostre. Benissimo. Buon lavoro allora anche a Fiorella, assolutamente. Siamo alle conclusioni e ai saluti finali, innanzitutto con il vicepresidente Luciano Cecchi. Vicepresidente, ha visto l'entusiasmo che c'è qui in Friuli Venezia Giulia per lo sport e in questo caso per la pallavolo? Sì, infatti sono abbastanza preoccupato. No, buongiorno a tutti. Credo che da parte mia sia doveroso, già l'ha fatto il segretario, portare il saluto del presidente Magri, perché se siamo qui in due, anche perché ovviamente era talmente preoccupato di non esserci lui che ha detto dovete andare in due, e quindi questo qui è un fatto positivo, è un fatto sicuramente importante, perché normalmente va nella direzione di dare riconoscimento a quello che questa regione sta facendo. Ho visto tante autorità che saluto tutte ben volentieri, dai nostri, diciamo così, componenti di organismi territoriali della FIPAP, ai vari componenti politici che rappresentano le varie istituzioni, e questo è anche un altro dato positivo, ma potete consentire, perché non sempre per noi che andiamo un po' in giro a destra e a sinistra lungo
e largo per la nostra bellissima penisola trovare una sala così valida da un punto di vista non soltanto di autorità, ma anche partecipata in quello che si sta facendo oggi in questa regione. Prima di io credo che di entrare un po' nel vivo di alcune cose che sono state dette, devo dire che mi sembra, Duilio, che hai un consiglio veramente operativo, no? Nel senso che lavorano tutti quanti, da Alessandro, da Santuzza, che ha espresso un concetto bellissimo che già dai primi rudimenti della pallavolo bisogna insegnare il concetto di internazionalità. Veramente io credo che sia un fatto notevolissimo questo, che non va sottovalutato e va dato anche il merito a coloro che stanno lavorando su questo progetto. Che dire, di mondiali sapete tutti che avevo una carica abbastanza importante, che era quello proprio del coordinamento di tutti quanti i comitati organizzatori locali, e sono venuto diverse volte qui a Trieste, ho ricevuto e mi ha trasmesso tantissimo entusiasmo l'assessore De Anna, che già dai primi incontri, probabilmente non tutti sanno che Trieste è stata la prima città collocata nelle varie caselline delle città organizzatrici di questo evento mondiale 2010, perché già dal primo incontro l'assessore chiede la sua più completa e totale disponibilità, e quindi questo è un fatto positivo. In altre città abbiamo faticato tantissimo, abbiamo faticato fino all'ultimo momento, fino all'ultimo giorno della possibilità che c'era stata data dalla Federazione Internazionale di compilare un po' il quadro delle caselle di comitati organizzatori. Quindi è chiaro che un assessore che ha spinto voi e ha spinto noi ad andare in una certa direzione non può fare altro che piacere. Poi anche perché noi non potevamo dire di no, consentitemi, visto che l'assessore qui proviene da un altro sport, ma è uno sport di quelli diciamo abbastanza diciamo così forti, e quindi ha detto vabbè, eseguiamo, quindi eseguiamo soprattutto il riconoscimento di quello che questa città, la città di Trieste, ha saputo mettere, con tutta la regione ha saputo mettere sul banco. È stato un mondiale bellissimo, noi abbiamo avuto dei riscontri a livello internazionale che ancora oggi ci arrivano testimonianze da parte di altre della stessa federazione internazionale, di altre nazioni che hanno partecipato. Ovviamente ha detto bene prima Alessandro quando ha detto Trieste e Verona sono state l'eccellenza, e così sono state giudicate senza nulla togliere alle altre, perché tutti hanno lavorato veramente in maniera encomiabile, però l'eccellente nelle pagelle che vengono date dalle pagelline, perché anche tutti quanti siamo sottoposti dalla Federazione Internazionale, che ancora è il vecchio criterio di dare i punteggi, come vengono date a livello arbitrale, vengono date anche a livello organizzativo. Bene, il format organizzativo messo in campo da questa dalla città di Est è stato giudicato eccellente, e noi ne siamo grati, perché nell'eccellenza chiaramente del quadro internazionale non può far altro che farci sorridere, ma farci chiaramente pensare sempre più di migliorarci ancora per un prossimo futuro. Ma il mondiale non è stato solo un fatto sportivo, perché soprattutto a Trieste veramente abbiamo avuto il flusso turistico più grande rispetto ad altre cittadine, e quindi c'è stato tra i polacchi, i serbi e anche i stessi tedeschi, c'è stata un'affluenza incredibile. Si sono trasferiti poi, forse probabilmente a noi a livello centrale, il risultato sportivo della Polonia ci ha un po' messo in imbarazzo, perché la Polonia si muoveva con flussi diciamo così di tifosi che avremmo gradito perlomeno, no, che arrivassero sempre più avanti. Si sono fermati presto, vediamo un po' per il prossimo mondiale che cosa riusciranno a fare, anche perché lo organizzeremo sia in Italia che in Polonia, vediamo un po' che scambio anche da mettere sul campo. Ma dicevo che c'è stato non soltanto l'evento sportivo, anche quello che la città ha saputo dare da un punto di vista turistico, da un punto di vista di ricettività del Fiera, perché queste sono cose che poi contano tantissimo nel quadro generale, diciamo, di queste eccellenze che la Federazione Internazionale va a dare ai comitati organizzatori locali. Io credo che quello che è stato fatto è veramente encomiabile, ma quello che avete messo qui stamattina sul campo dico che veramente
per noi in federazione, diciamo così, centrale. Io sono uno di campo, perché ricordavo prima che vengo dal campo pratico, dal campo vero, dalla palestra, quindi naturalmente, però quando si gettano tante di queste idee e in questa amore e passione che noi abbiamo tutti quanti nel nostro sport, significa anche che c'è molta di costruzione, c'è molta di programmazione, c'è veramente un qualcosa che dà alto il merito a tutti quanti, perché programmare eventi per 4 anni significa veramente che questa regione non sta soltanto chiedendo degli eventi, ma sta costruendo un percorso che arriverà chiaramente poi naturalmente a quella che può essere diciamo così l'evento più ambito. Devo dire che non è mia abitudine illudere nessuno, né tantomeno far sognare proprio nessuno, ma il prossimo evento verrà ristretto in 6 città, quindi abbiamo anche noi, questo è purtroppo, la Federazione Internazionale ci ha detto, siete stati bravissimi, ma 10 città sono troppe, quindi dovete ritornare a 6 città. E da lì per noi chiaramente adesso stiamo mettendo in campo un po' una serie di criteri di selezione, consentitemi questo termine, che naturalmente devono viaggiare di pari passo a quelli che sono poi anche il discorso, diciamo così, economico e imprenditoriale nell'organizzazione dell'evento stesso. Io credo che il percorso disegnato, che ho sentito, è vero, prima Alessandro ha detto ci può essere anche qualche chicca, probabilmente naturalmente qualche chicca la possiamo portare. Abbiamo già in essere alcuni contatti che riguardano le nazionali giovanili, abbiamo e stiamo discutendo di un evento importante che va anche in anticipo rispetto a quello del 2012. Poi io credo che è il Grand Prix, e io credo che una cosa importante che noi come federazione teniamo da lì è tantissimo, perché il 2012 qualora le nostre nazionali non si classificano direttamente in Italia, dovremo organizzare delle qualificazioni olimpiche, e questo è un fatto notevole, un fatto importante, perché chiaramente nelle qualificazioni olimpiche c'è sempre di qualcosa così di fascino che porta alla costruzione dell'evento con le nostre nazionali. Io credo che quella della World League quest'anno sia già una tappa importante, vediamo se riusciamo a fare questo incontro amichevole. Adesso stiamo mettendo giù un po' tutti quanti i programmi, abbiamo cambiato il tecnico nazionale, quindi dobbiamo vedere un attimo quali saranno le idee del nostro nuovo allenatore, ma io credo che non intravedo nessun tipo di difficoltà così a prima vista, ma non voglio dire che si farà questo incontro, consentitemi, per correttezza, soprattutto nei confronti di Mauro Berullo. Credo anche che questa regione meriti e continui a meritare soprattutto il rispetto della nostra federazione, l'ha detto prima il segretario generale, è l'altro ritorno del mondiale, che non è stato soltanto sul fatto del flusso turistico e dell'eccellente ospitalità, è anche quello che se una regione cresce anche nei numeri, sta crescendo nei numeri, significa che grazie al lavoro di tante persone che quotidianamente riversano il loro tempo libero, il loro amore, la loro passione a favore del movimento, c'è anche quello che chiaramente il grande evento ha smosso, ha suscitato qualcosa in tutti gli angoli della vostra regione, perché è una regione viva, è una regione che è in crescita, e noi chiaramente come componenti della Federazione Centrale siamo veramente contenti e orgogliosi. Per quanto riguarda le altre manifestazioni, io credo che con Alessandro ci sentiamo spesso, ogni tanto vi faccio qualche telefonata io. Con Duilio sta sempre lì dietro l'angolo, pronto a graffiare nei momenti opportuni, quindi io credo che sicuramente costruiremo un percorso insieme. Non me ne vogliate, sì, tutte le cose dette, diciamo così, in questo programma, diciamo, di eventi non possono andare in porto, anche se io però mi auguro che possano chiaramente avere il giusto risalto. Il 2014, ve l'ho detto, consentitemi però in chiusura del mio intervento di sottolineare, perché si è ripetuto più volte il discorso dei giovani. Guardate signori, che al di là del progetto specifico che va nella qualificazione, quello presentato da Santuzzi, ma il discorso di
pensare ai giovani oggi è un fatto veramente che deve dargli orgoglio, perché normalmente non trascuriamo nessuno, ma dobbiamo sempre più investire in queste giovani generazioni, perché rappresentano il nostro futuro, rappresentano il futuro non soltanto a livello di sport, ma rappresentano il futuro dei cittadini del domani, e questo credo che debba essere l'orgoglio di tutti quanti noi, perché stiamo gettando un seme dal nostro angolo sportivo, ma che debba costruire il cittadino per il futuro, un cittadino che chiaramente possa essere degno della nostra nazione e debba rappresentarci nel miglior modo possibile. Un grazie all'amico segretario della Federazione Slovena per questa collaborazione, che io vi auguro che chiaramente debba sempre più proficua e debba rappresentare un esempio per tante altre nazioni, un esempio chiaramente anche per la stessa Confederazione Europea, che credo insieme a Berto di rappresentarlo nelle sedi opportune per avere ancora più risalto di quello che abbiamo fatto qui stamattina, non perché questo non sia degno, non sia un giusto risalto, ma perché dobbiamo far sapere all'altri, si parlava di comunicazione, amplifichiamo il messaggio, perché attraverso questo messaggio possiamo veramente dimostrare che qui si lavora, in Italia si lavora con progetti, si lavora con criterio, e io credo che questo qui debba darci veramente quella spinta per andare sempre più avanti. Vi ringrazio dell'attenzione, naturalmente l'assessore adesso mi dirà qualche cosa sempre su qualche evento, io sono qui molto ben volentieri, però credo che con questa regione abbiamo fatto veramente un grande percorso, consentitemi di dirlo a chiusura del mio intervento, e veramente potete contare sulla disponibilità mia personale, ma anche di tutta quanta la struttura, perché non siamo qui in due, lo ribadisco, il presidente Magri altrimenti ci avrebbe, diciamo, dato qualche pizzicotto a tutti quanti. Grazie. Grazie al vicepresidente nazionale della federazione Luciano Cecchi. Ricordiamo anche che in Italia, se non sbaglio inizio estate, c'è un altro grandissimo evento dedicato alla pallavolo, che sono i mondiali sulle spiagge laziali a Ostia, mi sembra, al Foro Italico a Roma, ancora meglio, sì. Mondiali di beach volley, insomma un evento internazionale che parla sempre di volley. Grazie vicepresidente Cecchi. Come detto proprio dal vicepresidente, a chiudere questa mattinata, e abbiamo il piacere di avere qui con noi l'assessore allo sport della regione Elio De Anna, da cui è partita proprio questo messaggio importantissimo. Vi prego, federazioni, programmatevi, come mi piace definire a lui, i top events ogni 4 anni. Abbiamo bisogno di fare una programmazione chiara, e io sono in grado di dirvi si può fare, non si può fare, e questa è serietà. A lei, assessore. Signor Presidente del Friuli Venezia Giulia, signor Vicepresidente Nazionale, governante al segretario della Lega Repubblica di Slovenia, autorità tutte, carissime amiche e cari amici, io ho l'onore di chiudere questo convegno, conferenza stampa, presentazione, e non nascondo anzi un po' di emozione. Volevo parlare di Corbenon, ma mi obbligo. Mi mette in imbarazzo, perché avevo previsto di parlare di beach volley, ma parlerò. Avrei parlato meglio se non fosse stato presente. Comunque mi fa piacere che tu sia. Partiamo da questo mondiale di pallavolo, che è stata una straordinaria occasione di promozione dello sport in generale e della pallavolo in particolare, ma che, come è stato ricordato, ha avuto ricadute positive, turistiche, ma che è iniziata con una promozione l'anno prima, quando la nostra regione ha ospitato il trofeo delle regioni, il trofeo torneo delle regioni, a Pignano Santa Rosa. E capirete perché parto dal trofeo delle regioni, perché parallelamente al mondiale di pallavolo, che poi si è disputato l'anno dopo con un girone eliminatorio nella nostra regione, quest'anno c'è il mondiale di beach volley in Italia, ed è fatto subito per questo motivo che
la regione sosterrà per un anno o due anni il beach volley nella fattispecie in quella città, perché è città che ho chiamato prima, non perché è la città dove io abito, ma perché c'è stata una signora, un'amica che è qui presente, che ha investito di tasca propria, ha tirato fuori non solo il cuore, anche il portafoglio, in una realtà che quanti anni ha? 10 anni, 12 anni? 16. 16 anni, ho perso i tempi anch'io, ma eravamo più giovani. E che di anno in anno ha implementato l'impiantistica dedicata, oggi è arrivata a 3, 4 casi, 5, senza risorse della regione, quindi mettendo una mano, e che si è caratterizzata, io lo devo dire ormai perché giro il territorio, come il polo del beach volley nella nostra regione. Allora, non me ne vogliano gli altri amministratori che sono iscritti in sacro. Il beach volley come punto di riferimento della regione quando si devono fare manifestazioni non può essere che quello. Io posso capire il mio amico Aira Fink, sempre di Corvenos, che fa un campo di beach volley, posso capire i comuni dell'Udinese, di Goriziano, che facciano i campi di beach volley, però la prima cosa che mi sento di dire con la mia schiettezza, non venite a chiedermi soldi perché non ve ne do, e non pensate di organizzare manifestazioni di respiro regionale, nazionale è un'altra cosa, perché credo che se dovessimo ospitare una tappa di Coppa del Mondo probabilmente andremo alla Beach Arena di Lignano, senza duratoio, o in un'altra spiaggia, perché allora ci vede. Però noi abbiamo fatto questa scelta, quindi caro Presidente, anche su tua comprensione e indicazione, noi quest'anno cercheremo, e nell'anno venire, di sostenere, perché abbia un senso il campionato di beach volley che viene fatto in Italia, e promuovere quindi il beach volley nella nostra regione. E dopodiché devono dimostrare di essere capaci di camminare anche con le proprie gambe. E ritorno al primo posto. Voi non lo sapete, ma io ve lo dico, il Presidente Brunello è stato a trovarmi, mi ha detto questa programmazione e io altrettanto poi era molto schietta, dico che la Regione, Vicepresidente, è pronta a sostenere il dossier, a sostenere una candidatura della nostra Regione per il 2014 per ospitare i campionati del mondo di pallavolo. Il nostro obiettivo è questo, sosteniamo, continueremo a sostenere in questo periodo delle manifestazioni non di livello internazionale, ho parlato di beach volley perché il compito della regione è sostenere le manifestazioni sportive, sosteniamo altre attività legate al mondo della pallavolo come il tornei o l'altro che hanno eccellenza per poter andare nel top 50 o anche nel ripartone, cioè le spese giornaliere, ma la nostra attenzione sarà focalizzata a poter ospitare un altro girone eliminatorio, un'altra tappa della Coppa del Mondo femminile per completare questo programma. Ciò non significa che ci disimpegniamo da altre realtà, arriverò piano piano, ma quindi si rende indispensabile una continuità degli eventi e quindi questa straordinaria opportunità che è stata data nel Mondiale deve trovare concretezza. Abbiamo già visto che la Federazione si è messa al lavoro e ha programmato. Io vorrei che, siccome approfitto della presenza delle istituzioni e soprattutto anche delle istituzioni sportive, parlo dei presidenti del CONI, che riportaste all'interno delle federazioni del CONI che così bisogna lavorare. Non si può lavorare estemporaneamente quando uno viene a dirti abbiamo la possibilità dopo domani di ospitare una gara di Coppa del Mondo di sci. E non pensate che andiamo a prendere i soldi che li fabbrichiamo con la macchinetta per sostenerli. Allora, la programmazione e la pianificazione degli eventi, al pari della programmazione e della pianificazione degli impianti sportivi, io non voglio tappare le ali a nessuno, ogni ente locale è capace di fare qualcosa, ma mettetevelo via dalla testa che possiamo avere 4 palazzetti dello sport per ospitare una manifestazione sportiva ogni 10 anni. Livello internazionale. Allora, ognuno si deve specializzare, almeno con i soldi pubblici, cioè quando voglio dire l'Udinese Calcio pensa di fare uno stadio da 15.000, l'Udinese Calcio è un'SPA, è un cuore, un portafoglio, se invece viene fuori un discorso diverso che comprende lo sport in generale, io credo che non sia scandaloso che l'ente pubblico possa anche aiutare a realizzare un'idea.
Allora mi piace leggere le parole dell'assessore Gosmo, dove dice: noi puntiamo sulla ristrutturazione del Palabigò perché abbiamo fatto un investimento, la regione ha dato una prima tranche di aiuto, ma voglio dire, se pensiamo di costruire ex novo a Gorizia un palazzetto dello sport di 10.000 posti o 5.000 posti per ospitare un evento, va al centro di Ammolignano a prendere i soldi. Con tutta proprio sincerità e così. Allora, continuità degli eventi, prossimo appuntamento, vi ho detto, i mondiali femminili del 2014, disponibilità a seguire la federazione del Friuli Venezia Giulia e anche nazionale nella programmazione e nella pianificazione di eventi straordinari, perché vedete, questi eventi non possono andare a pescare dalle risorse che la regione ogni anno stanzia per il top 50 o per gli eventi che si svolgono a livello regionale o provinciale. Questi eventi hanno bisogno di un supporto in finanziaria, perché il budget economico, per esempio quest'anno abbiamo messo 1.120.000 euro in una finanziaria relativamente a quattro eventi: la gara di Coppa del Mondo di sci che si è svolta a Parigi per inizio a cadenza biennale, il Giro d'Italia, tre giornate, un campionato europeo di softball e un campionato mondiale che si deve ancora svolgere, che si svolgerà quest'estate, e un campionato del mondo di sci alpinismo. È evidente che non andranno, faremo un'altra iniziativa, ma non metteremo le risorse per la gara di Coppa del Mondo di sci alpinismo, perché è a cadenza biennale. Non ci sarà più l'opportunità di avere tre giornate del Giro d'Italia, forse un altro Giro d'Italia non viene più nella nostra regione. Non ci saranno i campionati del mondo di sci alpinismo e non ci sarà il campionato europeo di softball. E allora probabilmente con l'aiuto delle federazioni dovremmo inserire 2, 3, 4 eventi, perché la nostra regione non è 20, ma sono eventi programmati, pianificati e anche sostenuti. Diversamente ognuno è, qualsiasi generazione, in grado di richiamare tutti gli eventi che vuole, ma per piacere non venga tirata la giacca l'assessore, perché io risorse, ve lo dico un anno prima, non le ho. Quindi all'interno del CONI, il rapporto con il CONI regionale e nazionale è straordinario. Tu prima davi per scontato il Master Games. Il Master Games li abbiamo chiusi venerdì con il presidente De Cruci, perché fino a venerdì non c'era neanche alba di giorno di come impostare i Master Games nella nostra regione. E l'amicizia, ma la credibilità che la regione ha ricostruito nei confronti del CONI, non date per scontato che il rapporto che ha la regione con il rappresentante del CONI sia identica nelle altre regioni. Le altre regioni vi presentate, vi mandano fuori e pelate nel culo la regione, tanto per essere chiaro. Allora, perché poi io lo vedo nel tavolo di coordinamento nazionale, e qui è un altro tema che tiro fuori, mi prendo qualche minuto in più, perché la platea è veramente interessante e qualificata. Oggi c'è una dicotomia tra lo sport per tutti e lo sport di vertice. Se non riusciamo a mettere insieme una pezza attraverso il CONI e gli enti di promozione sportiva, ci sarà la guerra tra lo sport di vertice, perché qual è la differenza di questa federazione che chiude un accordo con la federazione slovena pensando ai giovani? Non solo i nostri giovani, non c'è, c'è la tua, come dire, egoismo, i giovani sono tuoi, sono di tutti, sono i, non i nostri giovani, sono i giovani. Io internazionale, no, si prendo la parte, sono i giovani che rappresentano il futuro, no? Allora voi pensate, qual è la differenza tra una federazione che pensa ai giovani e un campionato mondiale europeo FISMASTER che si svolgerà a Fiancavallo, dove viene la gente dal mondo, pensa solo a se stessa, che i giovani non pensa, vuole arrivare a casa con una medaglia da mettere magari nella propria parete, viene a mangiare e bere, perché poi mangiano e bevono, ma è una manifestazione importante ai fini turistici, non contrabbandatemela per l'iniziativa sportiva. Lo sport c'entra il 5%, cioè lo sport per tutti c'entra il 5%, è un fenomeno sociale, ma non venite a parlarmi di sport di alto livello, lo sport di alto livello è un'altra cosa. Quello che devono fare le federazioni, le società sportive, più le federazioni delle società sportive, è quello di preparare degli atleti che devono andare ai campionati europei, ai campionati del mondo, alle Olimpiadi. Poi c'è la dimensione sociale dello sport che le società sportive interpretano, tengono vicino anche il grassone come me, con quello con i piedi piatti, ma oggi nel rugby non c'è più il piede piatto, il grassone, oggi sono atleti perché sono pagati per essere tali e danno spettacolo. Allora,
la dicotomia che io vedo a livello nazionale nelle federazioni, il Toni che cerca di trattenere anche gli enti di promozione sportiva al suo interno, ma è un problema che deflagrerà soprattutto nel rapporto tra le regioni, il governo e il Toni, partendo dall'infantistica sportiva. Allora noi o governiamo questo fenomeno o siamo in grado di capire che a livelli diversi facciamo un ruolo sociale anche diverso, e se no io credo che sarà difficile, perché saremo in base al Master Games. Cioè il fenomeno sociale dello sport per tutti creerà delle condizioni dove ormai tu non riesci più a governare. A Sydney nei campionati mondiali del Master Games c'erano 32.000 persone. Qui a Lignano addirittura il contratto che abbiamo firmato è tra 5 e 10.000 persone, capite la differenza tra 5.000 e 10.000? Cioè portare, tu hai parlato di 21 tappe in giro per... Allora pensate, 21 tappe significa portare 5.000, non parliamo di 10.000, 5.000 atleti in giro, ci vogliono 100 pullman, un chilometro e mezzo di pullman, dove andiamo a prendere 100 pullman? Li dobbiamo sottrarre al trasporto pubblico, e se arriviamo a 10.000 se ne vogliono 200 pullman, 3 chilometri che partono da Lignano. Allora ci sono problemi organizzativi che senza le federazioni, in una disciplina questa dei Master Games, dove non arrivano le nazionali dall'Europa, arrivano atleti individualmente che fino all'ultimo si iscriveranno, perché magari vengono con la famiglia, con i giovani, vogliono passare una settimana, e tra una settimana di mangiare, bere, andare in giro, uno farà anche un salto in lungo, una corsa per portare a casa una medaglia, perché poi sono divisi per categoria. Allora qui è un fenomeno sociale, turistico, che ha un aspetto sportivo, ma relativamente sportivo rispetto a questo accordo che pensa a 140 giovani e entro nel merito. Come possiamo aiutarvi noi come regione? Mi rivolgo all'amico della Slovenia. Noi abbiamo nell'Interreg Italia-Slovenia un programma che è dedicato agli small project, ai piccoli progetti. Abbiamo un asse per i progetti strategici, il cui bando è già chiuso e completato. Abbiamo un bando di 40 milioni di euro, abbiamo un bando di 60 milioni di euro chiuso ma non completato, che riguarda i progetti standard. A breve lanceremo un bando per il cross border, land border, e poi nelle economie avremo un bando per gli small project. Secondo me, dal momento che sono anche co-presidente della Commissione bilaterale Italia-Slovenia per le minoranze, all'interno di questo bando degli small project, piuttosto che il cross border, che lì ci vogliono progetti a 3 milioni di euro e altro, ma credo che negli small project trovare un progetto da 50 a 100 mila euro è comprensibile, potrebbe essere la via che aiuta anche questa collaborazione che nasce qui in Friuli Venezia Giulia, e quindi è nel cross border, nel confine terrestre rispetto alla Repubblica di Slovenia, atteso che statisticamente, come voi avete diviso la Slovenia, Postumia e Lubiana arriva nel cross border, cioè arriva nel land border, arriva nel confine terrestre. Non possiamo dire la stessa cosa della nostra regione per Pordenone, perché non confina con il confine terrestre. Loro però hanno una suddivisione statistica che permette a Lubiana, che non è sul confine, di essere nel confine terrestre. E mi avvio quindi a concludere. Non è peregrina l'idea di sostenere lo sport con questo intento, perché lo sport con questo intento significa internazionalizzare la nostra regione. Ritorno anche un momentino al beach volley. Ho avuto una telefonata dal presidente Magri, che mi ha messo, come dire, su chi varrà, su chi viene in regione, spacciandosi magari come afferente a un organismo internazionale che organismo internazionale non è. E allora, per far chiarezza, io devo dire che il presidente Dörfler della vicina Galizia mi ha interessato, il presidente Tondo e anche il sottoscritto, è venuto giù, l'ho incontrato a Trieste, parlandomi di un mondiale possibile di beach volley sul lago di Felde in Galizia. Allora vorrei capire se questo percorso, siccome chiedeva una partnership, parliamo del 2012 se non del 2013, vorrei capire se la federazione italiana è al corrente, oppure magari mi darà qualche dritta attraverso la federazione regionale,
affinché non, noi non entriamo in un percorso che non è in un percorso internazionale federale. Allora, la Regione sostiene iniziative prevalentemente programmate con fondi a parte sull'internazionalità, come sono stati i campionati del mondo e come ci auguriamo saranno i campionati del mondo femminile, sostiene ogni anno le manifestazioni che hanno il supporto ed esita delle federazioni. Quindi quando qualche organizzatore intende dar vita a una nuova manifestazione, perché si allega con il Presidente del Comitato Regionale? Perché è più facile per le regioni trovare la strada e trovare anche le eventuali risorse per inserirle. Ma se uno viene, come dai atto, la prima cosa che io faccio, uno fa col volo, di andare a parlare con il Presidente, dimmi se il Presidente condivide questo percorso oppure no. E chiudo con un'ultima cosa che riguarda l'impiantistica sportiva. Mi rivolgo soprattutto ai rappresentanti degli enti locali. Con il Presidente Petrucci, venerdì, dopo aver chiuso definitivamente il Master Games, quindi saranno il CONI regionale attraverso le federazioni, lo dirà oggi il Presidente Ferru Garignano, che aiuteranno la Regione, il turismo e gli altri enti locali a organizzare questa kermesse, perché lo capite, non può essere il direttore del turismo che va in campo a preparare la buca della sabbia o preparare i giudici o quelli che sparano con la pistola o come allestire il campo per la pallavolo o per la pallacanestro d'acqua. Ci vogliono le federazioni sportive. Però con il Presidente Petrucci abbiamo concordato che faremo a Trieste la settimana dopo la Barcorana un altro convegno nazionale riguardante l'impiantistica sportiva. Sotto quale aspetto? Io non faccio distinzione tra l'impiantistica sportiva e l'impiantistica culturale. Adesso lancio un altro messaggio molto forte. Cosa è successo nella nostra regione negli ultimi 20 anni? La dimensione sociale, l'espansione, la dimensione sociale che ha assunto lo sport, oggi il 12% della nostra popolazione, 1.200.000 abitanti, pratica costantemente con continuità una vita sportiva. E questo dà la dimensione del fenomeno sociale dello sport. Parallelamente gli enti locali hanno programmato, pianificato e costruito nuovi impianti o ristrutturato altri impianti. Questo è avvenuto al 90%, se non all'85%, con il sostegno della Regione, ma non potrebbe essere diversamente. Ma che cosa è successo da 10 anni a questa parte? Che l'ente locale, messo un po' in difficoltà, ha cominciato a gestire l'impianto sportivo attraverso una convenzione con le società sportive. La stessa cosa è successa nei contenitori culturali, i teatri, che sono stati costruiti con i soldi della Regione. La gestione, perché la missione dell'ente pubblico è quella di programmare, pianificare, costruire, ma anche gestire l'impianto e il teatro, ma il costo di gestione progressivamente è stato scaricato, l'ho visto tra virgolette quello scaricato, salvo casi particolari, sempre di più verso l'associazionismo sportivo o l'associazionismo culturale. Negli ultimi 5 anni addirittura c'è stata un'accelerazione per cui l'ente pubblico mette in gara il servizio della gestione di un impianto sportivo o di un teatro. Ma la missione della società sportiva e dell'associazione culturale non è quella di gestire impianti. La missione degli enti, delle società sportive, dell'associazione culturale è quella di far fare attività ai giovani, creare le condizioni perché il fenomeno sociale dello sport si dilati sempre di più. Perché, come hai ricordato tu, vicepresidente, lo sport è luogo di valori, la cultura è luogo di valori, non sono centri di spesa, sono opportunità di investimento per la società, perché i valori, entrando nella formazione dei giovani, daranno vita ad una società migliore della nostra. E io ho la fila in regione di società sportive e di associazioni culturali che sono incaprettate perché non riescono più a gestire gli impianti, non riescono più a fare la stagione teatrale perché taglia il FUS di qua, taglia le risorse di là, ma la Regione non è una santissima per tutti. Allora questo convegno deve richiamare l'attenzione
sull'ente locale. L'ente locale non può pensare di costruire un impianto e poi sbarazzarsi dell'impianto per darlo in gestione, a meno che non si voglia creare un'altra tipologia di società nel mondo dell'associazionismo sportivo e culturale dedicato alla gestione degli impianti. Ma allora devono nascere, come è successo nell'ambito della cultura, le fondazioni sportive che attraggono risorse, in questo impegno le fondazioni bancarie, il privato, oggi sempre di più, l'ente locale viene chiamato e sollecitato con minori entrate a gestire altre cose. Credo che il privato, quindi la società, debba farsi carico, come quelle SPA che fanno il bilancio sociale, no? Bilancio sociale significa farsi carico di un problema societario, e sempre di più le fondazioni bancarie, ma anche il privato, entrando nella gestione di quella fondazione che gestirà un contenitore teatrale o gestirà un impianto sportivo, farà quella socialità che andrà e farà pandan con la stessa cosa che fa l'ente pubblico, cioè entrerà nella formazione dei giovani, perché ritiene che la cultura e lo sport non solo daranno vita a una società migliore, ma aumenteranno anche la qualità della vita. Scusate. Interessantissima, degli ulteriori punti di sviluppo per poter migliorare quello che è il movimento sportivo, in questo caso pallavolistico e non solo. Ovviamente ne diamo appuntamento ai mondiali di beach volley a Roma e ai prossimi eventi targati FIBA FVC. Grazie a tutti, a vostra esposizione ovviamente un buon pranzo. Grazie.